Allora, ciao, questa è una lezione che riguarda l'ultima parte degli esercizi per quanto riguarda i monomi, e per Silvio, per Rita che non ci sono stati, e per tutti, così riprendete un po' la cosa. Allora, questo qua è un monomio, va svolta quindi la parentesi, quindi il quadrato. Cosa abbiamo detto? Che se è elevato a un numero pari, il segno meno diventa più. Poi dobbiamo elevare dopo i segni, i numeri, quindi 1 per 1 fa 1, 3 per 3 fa 9. X a elevato a 1 per elevato alla seconda, come si fanno gli esponenti? Si moltiplicano, quindi 2 per 1 fa 2, quindi x uguale 2 per 2 è 4, quindi y alla quarta. Poi andiamo qua. Questa qua è una moltiplicazione tra due monomi, meno per meno fa più. 2 per 1, 2, fratto 3, perché qui è come se ci fosse 1, 3 per 1, 3. X per x è come se fosse x alla 1 per x alla 1. Si sommano gli esponenti e diventa x al quadrato. Y quadrato e y quadrato sono 2 più 2 fa 4 più. Andiamo a vedere questo. Come possiamo vedere, questi due sono uguali, cioè hanno il termine no, letterale uguale. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna prendere i coefficienti, quindi 1 meno un terzo, giustamente alla seconda, e poi il quadrato di xy quadrato, che è x quadro y alla quarta, giusto? E poi meno 2 noni x al quadrato y alla quarta. Allora andiamo a svolgere questo minimo comune multiplo qua. Abbiamo 1 nono x quadro y alla quarta più 2 terzi x quadro y alla quarta più minimo comune multiplo 3, 3 diviso 1, 3 per 1, 3, meno 3 diviso 3, 1 per 1, 3 diviso 3, 1 per 1, 1 al quadrato x al quadrato y alla quarta meno 2 noni x quadro y alla quarta. Ok? Quindi 1 nono x quadro y alla quarta più 2 terzi x quadro y alla quarta, 3 meno 1 fa 2, quindi 2 terzi al quadrato x quadro y alla quarta meno 2 noni x quadro y alla quarta. Svolgiamo il quadrato, quindi 1 nono x quadro y alla quarta più 2 terzi x quadro y alla quarta più 4 noni, perché 2 per 2 è 3 per 3, x al quadrato y alla quarta meno 2 noni x quadro y alla quarta. Ma come vedete, questi qua hanno tutte e quattro cose, la parte letterale uguale. Quindi cosa facciamo? Sommiamo i coefficienti, quindi 1 nono come se fossero mele, quindi 1 nono di mele, 2 terzi di mele, 4 noni di mele, meno 2 noni di mele, quindi più 2 terzi più 4 noni meno 2 noni di cosa? Di mele. Quindi x quadro. Adesso svolgiamo questo che è semplice, minimo comune multiplo tra 3, 9 e 9. Quindi 9. 9 diviso 9, 1 per 1, 1, quindi meno 1. 9 diviso 3 fa 3, 3 per 2, 6. 9 diviso 9, 1 per 4, 4. 9 diviso 9, 1 per 2, 2. Di cosa? Di x al quadrato e y alla quarta. Allora, meno 1 più 6 fa 5. 5 più 4, 9. Meno 2, 7. Quindi esce 7 noni di x al quadrato e y alla quarta. Se avete dubbi, fate un po' gli esercizi. Ciao!